L'avvocato risponde. Avvocato, quando il datore di lavoro può licenziare il lavoratore? È un argomento molto ampio, ma cercherò di essere più chiara possibile. Le ipotesi sono molteplici, ma possono essere racchiuse in due macro aree. La prima ricomprende tutte le ipotesi in cui il licenziamento è determinato da comportamenti del lavoratore. Nella seconda sono ricompresi tutti i fatti che attengono alla vita dell'azienda. Avvocato, ci faccia qualche esempio. Nel primo caso, ad esempio, quando il lavoratore si assenta dal lavoro senza giustificato motivo per 3 giorni consecutivi, oppure se il lavoratore, per colpa grave, produce un danno ai beni aziendali o viene scoperto a rubare. Quindi basta che il lavoratore commetta un'infrazione che il datore di lavoro lo può licenziare? Assolutamente no. Fatta questa eccezione, per pochissimi casi in cui il datore di lavoro può procedere al licenziamento in tronco, il datore, prima di licenziare, deve contestare la condotta al lavoratore con una lettera in cui spiega quale comportamento deve essere sanzionato e gli concede 5 giorni di tempo per giustificare il suo comportamento. Come può giustificare il lavoratore il suo comportamento? Il lavoratore a questo punto può giustificare il suo comportamento sia oralmente che per iscritto e può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale. Dopo aver rassegnato le cosiddette giustificazioni, il datore può decidere se accettarle oppure procedere al licenziamento. E se il lavoratore ritiene di essere nel giusto? Capita spesso che il datore di lavoro irroghi un licenziamento pur non avendone diritto. Proprio per questo il lavoratore, dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento, può impugnare lo stesso entro 60 giorni. Deve mandare in sostanza una lettera al datore in cui deve dire perché ritiene ingiusto il provvedimento di licenziamento. Se questa lettera non sortisce alcun effetto, allora nei successivi 180 giorni il lavoratore dovrà fare un ricorso al giudice del lavoro. Avvocato, all'inizio ha detto che il datore può licenziare il lavoratore anche per fatti che attengono alla vita dell'azienda. Cosa intende dire? Durante la vita di un'azienda ci sono innumerevoli cose che possono accadere, per cui il datore di lavoro può decidere di sopprimere un posto di lavoro o di chiudere un reparto. In tutti questi casi il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore. Ovviamente ci sono molteplici ipotesi, ma è importante sapere che se il datore di lavoro licenzia una unità potrà farlo con una procedura più snella, ma se il licenziamento riguarda più unità lavorative, allora in quel caso dovrà applicarsi la procedura relativa a licenziamenti collettivi.